Salve amici cari e bentornati ad un nuovo entusiasmante, lo direte voi, io non mi posso lodare da solo. Eh, episodio di Cavalcate Intellettuali, questo nostro eh, programma in podcast eh, edito da Poliniani Editori che riflette su tanti e tanti tanti temi culturali con approfondimenti storici eccetera 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 curato dal vostro affezionato sempre più affezionato anche questo lo direte voi Antonello allora 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 continuano le nostre cavalcate intellettuali riguardanti gli argomenti annunciati su Instagram per chi non mi seguisse chiocciola Antonello Fabio Caterino. Tutto attaccato. Oggi si parla, si parla, si parla di amore e di poesia. Amorosa, ma lo facciamo plurale maiestatis lo faccio dopo la sigla ed eccoci qua un altro appuntamento un'altra settimana parliamo di poesia d'amore diciamo un argomento che ha visto ehm, diciamo monopolizzata la prima grande parte della mia vita scientifica io nasco come storico della poesia amorosa E come filologo esperto di tradizione della lirica, soprattutto quattro e cinquecentesca. Poi la mia curiosità mi ha portato altrove, eh, se la curiosità non spinge altrove, insomma, la scienza perde il suo, la sua ragione d'essere, ma non mi dimentico la mia natura poetica. Ehm, e voglio partire da una banalità. Parto sempre dalle stranezze oggi, voglio partire da una banalità. La domanda più quotata eh, che mi hanno fatto, eh, che è, tra lezioni universitarie, convegni e varie ed eventuali, ma qual è la tua poesia preferita? Sì, la tua poesia amorosa preferita? Beh, um, un giudizio di gusto così rapido è molto difficile. In realtà eh, ogni volta che rispondo, più che sentirmi un accademico 32enne, mi sento un adolescente 14enne con, con i cuoricini al posto degli occhi, quasi fossi memetico. E allora ritorno indietro nel tempo e penso, quando Antonello, insomma, molto prima di essere il principe nero della filologia, <ride> era semplicemente un adolescente. Insomma, cosa apprezzava? Beh, Antonello ha sempre apprezzato Petrarca, che è l'unico maestro che egli riconosce, spirituale, ma anche reale. Ma, nel corso della mia vita, in adolescenza ho conosciuto la poesia trobatorica. Poi, per fortuna, l'ho potuta approfondire all'università e anche nei miei studi post-universitari. Ma... Una delle, uno dei flash. Uno, avete presente quando qualcosa vi. un colpo di fulmine, sì. Uh, non pensavo che potesse esserci tanta bellezza in un. condensata in pochi versi prima di aver letto Hook de St. Sears. Uh, perdonate il mio occhio, probabilmente fa schifo dal punto di vista di pronuncia, come il mio inglese del resto. E il um, titolo tradizionale è Una Danzeta. Um, a un certo punto recita: cui deus gar fara rallegrar son cordolen. Sto citando a memoria. Come voi sapete, io queste cavalcate non me le preparo. Eh, eventuali eh, scambi di ordine di parola, insomma, sono da perdonarsi. Lo dico io, mi perdono da solo. Faccio come don. Eh, Don Bastiano nel Marchese del Grillo, la soluzione me la do da me. <ride> Traduco um, a colui il quale Dio ha concesso un senno gentile, un senno nobile, a questa persona io farò rallegrare il suo cuore dolente. Cordolen, gentil sen, per la prima volta, cioè non, non tanto per la prima volta, ma diciamo che si santifica l'equivalenza, gentilezza, nobiltà d'animo, cuore triste, sofferenze d'amore. Io credo che da qui, da questo concetto, parta l'idea stessa della poesia d'amore e poi me meravigliosamente si concretizzerà nel percorso che un uomo, il primo grande uomo moderno, compirà poesia per poesia, sonetto dopo sonetto, canzone, madrigale, ballata, nell'affrontare un suo desiderio, un suo desiderio che è amore, forse non è amore, forse è qualcosa di più di amore, forse è diverso di amore, e che finirà con una preghiera, perché il desiderio complica molto la vita. Sto parlando, amici miei, cari, del mio grande maestro spirituale. E lo faccio probabilmente commuovendomi perché. Eh, perché? Perché. <ride> avete mai trovato un esempio nella vostra vita? Avete mai trovato un emblema? Ecco, io credo eh, di aver trovato. Uh, la, la, la verità in petrarca, nel senso che un uomo dall'animo così vasto, complesso, sofferente e dal gusto così importante, io nei secoli delle letterature classiche della letteratura italiana non l'ho mai visto, probabilmente manco di, di rispetto ad altre autorità, come per esempio il buon Virgilio, che io non amo ma straamo, il buon Cicerone o più il la alfieri, <ride> ma petrarca è petrarca. <ride> Disse in una delle sue lettere quando annun, parlando del canzoniere, o meglio, irerum vulgarium fragmenta, eh, sparsa anime fragmenta recolligam, ricollegherò, rimetterò insieme i frammenti del mio animo, perché in effetti cos'è il canzoniere? È il desiderio, un desiderio forse anche un pochettino perverso perché non è un amore semplice, un amore totalizzante. Petrarca rimane folgorato dall'aura e non sa la natura del suo, di questo suo folgoramento, di questa sua folgorazione. Non lo conosce, non la conosce la natura. Ma sa che sta destabilizzando la sua vita, sa che sta pian piano rompendo l'unità del suo spirito. E eh, eh, che cosa può, fare? cosa può fare Petrarca? Può sospirare, questo è importante, come sospiro io, mancandomi le parole. Per descrivere il mio grande maestro spirituale, il Leopardi, gli do l'articolo determinativo perché. <ride> Fa tanto ottocentesco e eh? dicono che io abbia uno stile ottocentesco, parlavano addirittura della prosa del Caterino, che sarei io il Caterino, eh? eh. Leopardi disse, esclamò, chi pensa che Petrarca è chiaro, insomma, a chi dice che Petrarca è chiaro io dirò che è il sole è scuro Beh, Petrarca è, è complesso, è complicato, è, L'esegesi di Petrarca può essere questa, manca di parola, manca di parola perché proprio talvolta sembra così chiaro ma vuol dire tutt'altro. Petrarca rimane folgorato da Laura e intende eh, che dovrà conviverci, dovrà conviverci con questa cosa perché nulla potrà più... Uh, liberarlo neanche forse l'appagamento dell'amore stesso petrarca è un uomo il primo uomo moderno e finalmente l'uomo inizia a prendere confidenza con la propria materialità terrena e con i propri uh, limiti e cosa può fare ripeto sospira e conta il tempo conta il tempo e sospira il desiderio è così grande che non sa non come gestirlo, ma neanche come descriverlo. Passo dopo passo, metamorfosi, trasformazioni, finché a un certo punto Laura muore, ma non muore il desiderio. L'assenza quasi lo amplia, lo eleva esponenzialmente. E Petrarca non riflette più solamente sull'amore per Laura, ma riflette sul desiderio in genere, sulla vita, sul tempo che fugge. E poi capisce che l'uomo non può nulla contro il desiderio, l'uomo può solo conviverci. L'amore è qualcosa di così grande e misterioso che inizia e dopo che inizia non si può fare nient'altro che chiedere aiuto al cielo. Petrarca conclude il suo canzoniere con eh, La canzone alla Vergine. La canzone alla Vergine eh, in cui chiede Misere, insomma. Abbi pietà, o oh Vergine, della mia vita, della mia esistenza. Dammi una traccia, dammi una luce. Perché che cos'era? Nella tradizione medioevale la Vergine era, era considerata no. Stella Maris, la stella del mare, quindi è una sorta di guida in un mare di. non tanto di perdizione, non voglio parlare di valle di lacrime o di sofferenza della mortalità. Anzi, in Petrarca assistiamo. Eh, insomma un. Un passo avanti rispetto al Medioevo, dove tutto, tutto è materiale, tutto è brutto. No, sto parlando di un uomo moderno che deve imparare a stare in società praticamente e a convivere con le mille pulsioni, ma, ma rimanere comunque, comunque saggio. E io lo sapevo che saremmo arrivati a parlare di Petrarca per tutto questo tempo. Allora, io questo podcast, questa è la terza registrazione del podcast e io i primi due sono entrato, che okay, okay, ovviamente ho cancellato dalla memoria, ehm, io ho, ho parlato solo di Petrarca, tra l'altro sono entrato in questioni filologiche, quindi no, non lo so, però il primo amore non si scorda mai, è neanche la prima volta che Petrarca ha folgorato la mia... Okay, io alla fine, adesso quando faccio poesia, scrivo poesia petrarchista. E anche quando voglio fare l'imitatore di de, poesia sette ottocentesca, alla fine mi ritrovo sempre con le classiche tessere petrarchiste, perché, perché Francesco ha un Francesco ha, ha un'influenza abbastanza malvagia su di me, comunque sia. Eh, la poesia amorosa non è che si ferma, si ferma a, a Petrarca. Eh, il mio. C'è un altro grande alfiere, ma fa forse ne dediche, ci dedicherò una puntata intera eh, ed è Shakespeare o chi per esso? Perché dietro il nome di Shakespeare hanno scritto tante persone, quella pure è una questione molto complessa e spinosa e poi uno si trova a riflettere che Dante non ci ha lasciato nulla di, di manoscritto, Socrate non ha voluto scrivere nulla, Omero forse manco è esistito, Shakespeare ha una questione attributiva e filologica incredibile, i grandi capisaldi della tradizione occidentale erano, sono tutti un po' diafani tranne Petrarca che annotava anche quando andava a cena ai margini dei suoi manoscritti dice no 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 aspettate e eh, Prendo il sonetto dopo aver cenato, insomma, con questo tipo di peculiarità. Eh, non lo so. Eh, la, ogni volta che penso eh, alla storia della letteratura italiana, europea, al grande canone occidentale, lo guardo da lontano, penso che ci sono enormi problemi, eh, enormi zone buie su cui fare ancora luce. La, I problemi sono tanti, la vita è breve. E eh, 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 in più, come ci insegnano i nostri poeti, carissimi, dobbiamo fare tutti quanti i conti, non solo con la nostra razionalità, ma anche con le nostre pulsioni. E eh, perché non chiedere anche perdono e aiuto ai, agli inquilini del piano di sopra per chi ci crede e chiunque pensiate che possano essere gli inquilini del piano di sopra. Io son, sono cattolico e credo insomma nella. Nella metafisica cristiana lo so che sembra una contraddizione in termini, ma non lo è. Va bene, evitiamo di andare oltre. Spero di avervi dato degli interessanti spunti di riflessione. Se avete anche eventuali critiche, io sono sempre contento di ascoltare i vari feedback. Uso un anglicismo per rompere l'anima ai grammarnazi, mi diverte anche essere un provocatore. Anche questo me l'ha insegnato Petrarca. E io vi lascio, se, insomma potete scrivermi tranquillamente su Instagram, come vi dicevo prima, che ho c'è l'Antonello Fabio Caterino perché anche è lì che do un po' visibilità alle cavalcate intellettuali, noi ci sentiamo per un altro sconvolgente podcast, la cui tematica è già quella che è, perché resta solamente la filologia neotestamentaria, quindi il prossimo sarà dedicato alla filologia neotestamentaria, senza troppe sorprese, ci sentiamo la prossima settimana amici, grazie di aver trovato del tempo per ascoltarmi.